Finalmente a casa. Allora, sono tornato a casa, mi avete chiesto con che cosa te la darei appena torni a casa, ma ti voglio anche leggere un commento che mi è arrivato qualche giorno fa qui su YouTube. Subito dopo la sigla. Allora, ben ritrovato, come stai? Allora, è strano. È strano ritornare un'altra volta tra le quattro mura, il caldo che te si porta via e tutto il resto. Ma qua io ho il mio mondo, non ci posso fare niente. Allora, andiamo a aggiornare il calendario. Oggi è un 31, una domenica 31 di luglio. Purtroppo pure sto mese è finito. Vabbè, devo dire che io me la so goduta, però voglio dire. Agosto, quando si affronta agosto a casa c'è meno gente, di qua e di là, da prendere un po' lo sconforto, viste le temperature. Allora, con che cosa mi raderò oggi? Con che cosa mi rado oggi? Beh, te dico la verità. Allora, mi sono portato in vacanza alcuni prodotti, ma sentivo la nostalgia di qualcosa che per me rappresenta l'inizio del mio cammino sulla rasatura tradizionale. Quindi te lo svelo subito, dai, te lo svelo subito, andiamo a vedere. Eccolo qui, il ProRaso in crema. Dovon Glory, fortunatamente l'ho recuperato. Tritt Carbon, stiletto. E Floyd, nuova versione che ha fatto storcere un po' il naso a tante persone per vari motivi, eccetera, eccetera. A me manca però il pennello. Dice, ma tu vuoi preparare prima? Sì che mi preparo prima. Allora, aspetta, eh. Belli miei fuori onda, vabbè, dai. Andiamo sul classicone. Allora. Intanto metto un po' di acqua leggermente calda, non troppo calda, finalmente ce l'ho a disposizione, anche se in campeggio, dico la verità, non mi interessa più di tanto perché vado proprio allo stato brado, quindi va bene così. Il commento che mi è arrivato, tu magari mi dirai ma lascia perdere, sempre a sprecare tempo, no, 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 cioè da una parte si spreca tempo, però neanche te lo metto in sovraimpressione, te lo faccio leggere direttamente dal mio telefono. Che secondo me è più diretta come cosa. Allora, te lo faccio vedere. Cerca di leggere bene se puoi. Neanche ti disturbo, sono a parte c'ho la mano che fa su giù, quindi. Allora, mi viene detto, ma perché su questi canali di questi emeriti professoroni del piffero che si credono di sapere tutto devono sempre denigrare le mete moderne. Nessuno è denigra, a parte che io professorone non ce so, non c'ho la cattedra, non sono laureato, quindi forse te sbagli. Denigrare le lamette, anche no. C'è la differenza sostanziale, lo usate per una vita, vabbè, tu che mi segui lo sai, no? Questo discorso l'ho già affrontato più di una volta. Non le denigro, ma se mi creano dei problemi sul viso, quindi. Punti bianchi, brufoletti per incarniti, per me non vale la candela usasti sti rasoioni. Poi ognuno fa nella vita sua, fa quello che gli pare. Però il pezzo più bello è questo. Posso dire una cosa, siamo nel 2022 e un attaccato, po' di rinnovamento ci vuole. Eh sì, certo, perché se uso rasoio di sicurezza sono troppo old style, troppo antico, non vivo con la concezione moderna, sono bloccato nel 1000 900 1910 e purtroppo è così, ti rimango così, vabbè. Poi anche il comfort, sti canali si sono fatti pesanti e noiosi, dopotutto è sempre la stessa cosa, sprecare tempo a vedere un tipo che si rade nel suo bagno, ma che cosa significa? Non lo so, me lo rispondi tu, che significa guarda uno che si fa la barba dentro al bagno? Ma vabbè, ma sento persone che godono a vedere se stupidate, perché non pensate a cose più costruttive? Certo, ci mettiamo a risolvere i problemi del mondo. Io smetto e faccio. Vado alle Nazioni Unite e faccio. Ma senti a me, no? Ma uno, nella vita sua, fa quello che gli pare. Se le persone seguono un canale di rasatura, di bricolage, di pittura, di riflessione, di botanica. Ma saranno affaracci suoi. Io ho trovato divertente, tra virgolette, il suo commento perché da quando ho aperto il canale me ne sono arrivate a bestia. E tutti che vanno a criticare come noi denigriamo, e però tu puoi fare quello che ti pare, puoi dire quello che ti pare in questo modo, quindi dando dello stupido a chi guarda uno che si fa la barba. Vabbè,
Vabbè, capita. Allora andiamo avanti. Amore a prima vista. Mazza così, però è fredda. Oh, aspetta, oh. Ma con campeggio era così fredda. Questa è poco congelata. Mo, non scherziamo con i sentimenti. Oggi facciamo un bel montaggio diretto all'italiana, senza tergiversare troppo. Acqua calda, ti sei persa per strada? Hanno tagliato il gas? Dai, io sono fa, bravo. Ok, un po' d'acquetta calda ci vuole, mo. Esageriamo, proprio fredda fredda, no? Anche perché qua quando apri il rubinetto cioè, si congela sta parte qua, la vedi proprio suda, trasuda di freddo, coraccio. Allora, così va bene. Allora, vediamo il professorone che si fa la barba oggi. Andiamo a inserire la lametta. Mi mancavano questi commenti qua perché sono simpatici quando devono dire che c'è qualche cosa. Sicuramente su YouTube trovi tanti contenuti interessanti, ma anche tante deficientate che sinceramente mi domando io come la gente fa, ma non mi sono mai permesso anzi, di fare questo tipo di osservazione. Però vabbè, ognuno ha il suo metodo e modo di fare. Allora, eccolo qua. Stiletto, stiletto, e andiamo a bagnare il visetto con lo stiletto. Oggi raspa, eh? Oggi raspa un po'. Dopo Glory, eccolo qua. Forza di usarlo, lo sto a finire. Giusto anche che sia così. Ah. Dicevo, il primo amore, il caso è quel tipo di sapone che è sempre consigliato al neofita, però il neofita spesso trova in difficoltà nel montaggio. Perché non è un saponcino così tanto semplice da capire, eh? Infatti, spesso e volentieri il commento più ricorrente è quello: ma perché mi fa l'effetto neve? Allora, eccolo qua. Diretto, eh. Diretto proprio, senza pensarci più di tanto. Eccolo qua. Io ne prendo sempre una discreta quantità, non vado a fare, diciamo così, un po' di economia. Questa è la parte che si è leggermente seccata, ha fatto un po' da tappo, però buono lo stesso, non si butta via niente, come il maiale, dai. Quindi ti dicevo, sapone un po', non dico tecnico, perché sennò poi qua me fucilano. Però un saponcino che una crema che c'ha bisogno un attimo di qualche accortezza. Però appunto è una cosa nostalgica perché ho iniziato e c'ho proprio voglia, visto che non l'ho trovato neanche giù, ho voglia di riutilizzarlo, ma non tanto per il fresco che fa, perché non è che faccia questo effetto ghiaccio, però è proprio l'odore, capito? Ricorda l'infanzia. Logicamente me la devo io, se la deve magari mio padre. No, giusto per segnare, perché sennò c'è chi mi potrebbe dire: ma come l'infanzia? E che te facevi la barba fiolo quando c'avevi l'anno? Eccolo qua. Tecnico, tra virgolette, perché? Perché se abbondi con l'acqua non rende. Se non abbondi con la quantità di crema. E col tubetto è molto più facile per l'IA perché detto ne metti un po' di più, ma il problema sta sulla ciotola, quindi sul sapone duro duro, la pasta, perché comunque tanti non riescono a capire quanti giri devono fare per fare il giusto prelievo. E la cosa che mi manca, sai, che nessuno mi ha mai detto che il prolasio lo prelevo col dito. Vabbè, chi è? Oh, c'avevo voglia che tu manco t'immagini. Il bello appunto di questa passione è proprio questa, saper poter, anzi saper e poter tornare indietro.
Ci ho fatto una bella fetta di viso, eh? Madonna, che canti ricordi mi trasmette sto odore, ma tu non puoi capire quanti. Oh. Ah, diciamo che questo sapore, questa mia rasatura, non so se l'avete appreso, mi sembra che sia il nipote del fondatore della Proraso, quindi che porta lo stesso nome del fondatore, è scomparso qualche giorno fa. E quindi un po' un omaggio a Proraso per averci, diciamo così, aiutato a raderci in questi anni. Trit Carbon che hanno tra virgolette un po' tralasciato alcuni punti del viso, ma va bene, dai. Comunque era abbastanza lunghetta. Quindi ripeto, questa è una sorta di omaggio, anche se non del tutto dichiarato. Quindi chi è che se ne accorgerà di questa dedica? Chi guarderà tutto il video? Capisco che può essere un po' un mattone, però. Ah. Ecco qua. Che uno magari non ci pensa, no? Ma devo dire che i prodotti che conosciamo ci hanno seguito nel corso della vita delle generazioni, facendoci anche apprezzare a livello mondiale. Non è un autobus, è un carro armato, ha sentito? Pare a Leopard. Silenzio, silenzio sia perché me la sto gustando. E silenzio sia perché ti voglio far sentire i rumori che mi circondano, queste cicale che fanno sto mega concerto. Il soffritto di cipolla che si sente, è immancabile. L'effetto rospo non può mancare.
Hai visto comunque almeno una smontata oggi? Cioè, i fighi stanno a fare la lotta. Greco-romana. Allora, acqua fredda. Controlliamo. Piacevole, dai, molto piacevole. Soprattutto quando ti conquista il profumo, no? Del sapone. A posto. Eccolo. Vuoi mettere comfort per multirama? Che sta scherzando? Vuoi mettere, no, su. Hai capito che stavo per dire? Allora. Bella natura. Vecchio stile, piacevole, fresca, molto fresca. Non mi sono neanche macchiato la poro, tanto per cambiare. Dovevano sistemare il baffo, sì. Andiamo ora. Comunque, dai. Pure sto veteran purple si è comportato bene. L'aiuto è arrivato anche dal coso, parliamoci chiaro, anche dal prebarba, che comunque sia la differenza la fa e la senti. Almeno io la sento. No, fammi vedere una cosa. A posto. Filetto non delude mai. In tanti me l'avete detto, sono contento. E adesso andiamo con la botta finale. Con la botta finale. Eh sì, è già appena uscito. No, non sembra, non è perché io. Per me è questo, che te devo dire? Fa come ti pare. Oh, ora sì che mi sento tornato a casa, posso iniziare l'anno tranquillo all'anno. Un parolone l'anno, però se puoi iniziare tranquillamente a rivivere tutte quelle emozioni, partendo appunto di domenica, pensa. Ritorno a casa che già sono arrivato, vabbè, sono arrivato l'altro ieri, quindi già sono 2 giorni che sto qua. Però mi mancavano sciatori, ti dico proprio la verità. Poi è normale, ho tanti saponi, tante fragranze che mi piacciono, ma diciamo, come ho detto all'inizio, il primo amore non si scorda mai, è un po' difficile scordarselo. E ti dà soddisfazione, ti riempie un po' l'anima, diciamo così, dai. Oh, e io ti ringrazio per aver visto il video, se sei arrivato fino a qua, sono contento, se non hai saltato. Perché soprattutto te che poi magari scrivi così random, se non hai guardato tutto il video e hai saltato, magari ti sei perso di passaggio, spesso becco un castagna, perché ah, ma non hai fatto, non è, no, guardate bene il video. Quindi grazie a tutti quelli che hanno visto insieme, sono stati insieme a me per questi quanti quasi 20 minuti di chiacchierata, e sono tornato a casa, e anche quest'anno ci saranno sicuramente delle belle novità, quindi rimanete sempre aggiornati, come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarbate. E se parti per le vacanze, buone vacanze. Se rimani a casa perché lavori, buon lavoro. Se rimani a casa, goditi la casa e via discorrendo. Ci vediamo alla prossima rasatura. Beh, hai capito? O di saper montare.